sì. Per quello di Prado? Sì. Buonasera a tutti. Grazie di essere qui così tanti. Massimo Raffaeli. Bene, benvenuti intanto a questa seconda serata del nostro festival. Siamo reduci da un incontro molto partecipato con Rosa De Ruzzi e Patrizia Rinaldi sul giallo al femminile e quindi eccoci a questo incontro che un po' è diventato uno dei nostri appuntamenti più attesi, più importanti, questo con Massimo Raffaeli, che naturalmente conoscete tutti, molti vedo che tutti gli anni accorrete a questa nostra iniziativa, che è, quindi lo sapete benissimo, un critico letterario, uno dei più importanti d'Italia, collaboratore di Radio 3, collaboratore di importanti quotidiani nazionali, ma soprattutto amico del nostro festival, ecco, mi permetto di dirlo, perché riassume e simboleggia un po' il viaggio, il percorso che in questi 11 anni abbiamo fatto e quello che siamo, perché certamente il nostro è un festival che propone importanti autori, autrici, quelli di oggi pomeriggio ne sono un esempio, certamente propone una serie di appuntamenti sul giallo civile, quindi su stragi risolte, su diciamo episodi ancora controversi di cronaca giudiziaria o di cronaca nera, ma anche l'ambizione invece di raccontare, di attraversare la letteratura. Abbiamo l'ambizione, l'abbiamo sempre detto, di raccontare un genere e al tempo stesso andare oltre quel genere, e attraverso Massimo Raffaeli riusciamo a cogliere dei tanti romanzi che lui ci ha presentato in questi anni, quegli elementi quei testi e quei romanzi che contengono degli elementi tradizionali del genere, ma che poi lo trascendono e diventano grande letteratura. Quindi questa è un po' la nostra ambizione. Mi viene in mente Massimo Angelo Guglielmi, che diceva che la cultura non è fare una cosa, ma è un modo di fare le cose, no? E allora penso a Massimo Raffaeli e penso che questo sia un modo di fare cultura, e questo direi è molto importante. E quindi ci cimenterà questa sera con un romanzo, Il conformista, di Alberto Moravia, del 51, un romanzo abbastanza controverso, non è quello che ha avuto massimo successo, ma come ci racconterà, è denso di implicazioni e noi magari ce lo ricordiamo anche nella versione cinematografica di Bernardo Bertolucci del 1970. E quindi ecco, una cosa che ho imparato da Massimo in questi anni, dico, è proprio quello di aver compreso come la cultura non è tanto conoscere, sapere delle cose, ma è quella di studiare dei legami e innescare dei collegamenti tra i linguaggi culturali diversi, e così sarà certamente questa sera tra letteratura, cinema ed arte. Quindi lo ringrazio davvero per averci da sempre sostenuto, anche quando eravamo un piccolissimo festival, e Massimo, un grande critico letterario, e ci ha subito detto di sì e ci ha accompagnato in questi anni facendoci crescere. Quindi lo ringrazio davvero tanto a voi di essere qui, perché ci date forza in questo momento, date forza al festival che appartiene a tutti naturalmente, e quindi buon ascolto e grazie. Grazie, io spero che vi arrivi la mia voce, perché abbiamo avuto problemi prima col microfono, spero di sì. Io non ho nessun ritorno. Si sente? Benissimo. Grazie a tutti voi innanzitutto, e grazie a Paolo Mirti per questa presentazione così affettuosa che io vorrei meritare. Sono 9 anni ormai che io sono qui, e l'unico modo per smentire l'idea anche molto naturale che io ormai sia diventato una specie di tassa per questo festival è appunto cercare di rispondere con qualcosa di sensato. Mi è venuto in mente un romanzo, lo diceva Paolo, che io ho molto amato, di cui mi sono occupato più volte, ma che tuttora stenta a entrare in quello che si dice, no, con una parola
di origine anglosassone, entrata anche nel nostro lessico, stenta a entrare nel canone del grande romanzo del Novecento e persino nella bibliografia di Alberto Moravia. L'elemento cruciale per intendere il contesto e questo stesso testo è un grande sanguinoso avvenimento storico. Il 9 di giugno del 1937 a Bagnol de l'Orne, una località della Normandia a circa 200 chilometri a nord di Parigi, vengono assassinati Carlo e Nello Rosselli. Carlo Rosselli è reduce dalla Spagna, ha già fondato Giustizia e Libertà, è stato uno dei fondatori, anche dei finanziatori. La famiglia Rosselli era una famiglia di ebrei molto ricchi, di grande tradizione democratica, ebrei toscani. Giuseppe Mazzini è morto con la barba finta e con una taglia sulla sua testa, diciamo emessa dalla magistratura sabauda nel 1872, se non ricordo male, sui Lungarni a Pisa in casa Rosselli. Bene, questo straordinario discendente di quella famiglia, del vecchio Nathan Rosselli, ha impegnato il suo patrimonio, le sue forze, il suo intelletto per fondare Giustizia e Libertà, prima ancora intorno a Gaetano Salvemini e ad altri suoi compagni, la rivista e il gruppo antifascista Non Mollare. Ha partecipato già nel 27 al Compertini e altri al processo di Savona, l'unico processo in cui gli antifascisti hanno potuto prendere la parola a brutto muso contro la magistratura e fare delle dichiarazioni. Bene, è reduce con qualche problema di salute da Barcellona. È stato uno dei finanziatori, dicevo, delle Brigate Internazionali e da Radio Barcellona ha lanciato un appello che poi è diventato una parola d'ordine della Resistenza, oggi in Spagna e domani in Italia. A lui si è unito, più piccolo di un anno circa, suo fratello Nello, che è a Bagnol de l'Orne quasi per caso. Dovevano vedersi prima a Parigi, l'incontro è saltato e Nello lo è andato a trovare in questa località termale. Nello è un diretto allievo di Salvemini, è un biografo di Bakunin, di Pisacane, ironia della sorte, è stato confinato a Ponza, il luogo, diciamo, leggendario della spedizione di Pisacane. I due vengono in qualche modo individuati, entrano dentro il mirino di chi? Di un'organizzazione di fascisti francesi nata pochi mesi prima. È un'organizzazione che, è detto ora per allora, assomiglia in micro ad Al Qaeda, e cioè un'organizzazione che non si manifesta se non con atti terroristici. Non ha un'organizzazione nemmeno clandestina in senso proprio, la Cagoule. La Cagoule è nata per contrastare attraverso il terrorismo la democrazia francese, in particolare il Fronte Popolare nato con il governo di Léon Blum nella primavera del 1936, pochi mesi prima, che ha portato in quella stessa estate delle cose che presto diverranno di senso comune e che forse oggi stiamo perdendo. Per la prima volta le ferie pagate per tutti, il trattamento di fine rapporto, una giornata di lavoro, diciamo, che abbia degli spazi e dei tempi umani, eccetera. La Cagoule è fatta da giovanissimi, e questa è la manovalanza, diciamo, omicida, ma anche da qualche uomo importante delle istituzioni. Uno che poi diverrà famigerato ed è direttamente implicato nel processo Rosselli, è Jacques Darnand. Jacques Darnand, fucilato
alla liberazione di Parigi e sarà sotto Vichy il fondatore della milizia e poi il responsabile delle Waffen-SS francesi, la vecchia lega dei volontari contro il bolscevismo di Doriot. Darnan la porterà, la farà incorporare dentro le SS. Bene, già nel 36-37 Darnan è un uomo dei servizi segreti francesi ed è un uomo della Cagoule. La Cagoule aspetta l'auto dopo tre giorni di falsi avvistamenti e di, diciamo, andata a vuoto del piano in un bosco che sta tra Parigi e Bagnoles-de-l'Orne. Due macchine si interpongono simulando un incidente e Nello Rosselli esce dalla macchina per vedere cosa è successo, viene pugnalato. Mimmo Franzinelli, che ha scritto un libro bellissimo che è negli Oscar Mondadori, che è forse di una bibliografia molto ricca il libro più sicuro su questi fatti, il delitto Rosselli, parla di 17, riproduce i documenti dell'autopsia e parla di 17 pugnalate. E questi sicari si avvicinano alla macchina dove c'è Carlo Rosselli, gli danno due revolverate e lo finiscono a pugnalate, trasportando i cadaveri nel bosco. Verranno ritrovati tre giorni dopo e il regime francese farà purtroppo una istruttoria velocissima, molto superficiale. In Italia Mussolini avrà la sfacciataggine di dire che sono stati o i servizi segreti sovietici, Rosselli era un anticomunista, oppure un regolamento di conti all'interno della resistenza, che tuttavia i fascisti non chiamano resistenza, ma parlano semplicemente di fuoriuscitismo. Noi oggi sappiamo che sono stati tre giovani, dai nomi che oggi non ci dicono niente, a pugnalare, molto giovani questi sicari, a pugnalare e a finire i fratelli Rosselli, tra cui uno che fuggirà presto per non pagare per tutti e verrà, pare, ma la notizia è avvolta in una specie di fumus persecutionis, dal suo più grande amico, che si chiama niente meno François Mitterrand. È un nome che noi non ci aspetteremo, ma François Mitterrand negli anni 30 è un militante dell'estrema destra, molto vicino alla Cagoule. Non è stato mai dimostrato che abbia fatto parte della Cagoule, e nel suo cursus, professionale c'è il fatto che aderirà da grande burocrate al governo di Vichy, avrà addirittura la Francisque, che Pétain è un riconoscimento, è il massimo riconoscimento per il regime di Vichy, come il premio Stalin, in Unione Sovietica. E solo negli ultimi mesi, nel 43, poco prima della liberazione di Parigi, che è stata liberata alla fine d'agosto del 44, farà il salto verso la resistenza e verso una carriera politica, diametrale. Fatto sta che Mitterrand è indirettamente implicato in questo omicidio. Chi sono i mandanti? Naturalmente i mandanti sono in Italia e il processo dei Rosselli è stato istruito in absentia, purtroppo, subito dopo la guerra, è stato fermato dall'improvvida amnistia Togliatti e si è concluso con un nulla di fatto, con delle condanne che non sono state mai scontate o con dei condannati che se ne sono andati all'estero per non ritornare più o per ritornare quando le loro, condanne non erano più valevoli. Sono tre i nomi molto importanti di questa vicenda. Uno si chiama Mario Roatta, dice poco al grande pubblico, purtroppo uno dei grandi problemi di questo paese rispetto, per esempio, alla Germania, alla stessa Francia, è quello di non avere avuto un serio processo di epurazione
subito dopo la guerra, imparagonabile. E in realtà, come vedremo, e il romanzo parla appunto di questo, gli elementi di continuità fra il regime fascista e l'incipiente guerra fredda sono largamente prevalsi su quelli della discontinuità. Mario Roatta è il capo dei servizi segreti militari e anche lui avrà, tra virgolette, una carriera molto fulgida. Capo della spedizione dell'aggressione italiana in Jugoslavia, si macchierà di crimini non solo contro i partigiani croati, ma contro le popolazioni, tant'è che nel dopoguerra la Jugoslavia, senza ottenerla, ne chiederà l'estradizione. Roatta verrà processato in Italia, condannato, ma fuggirà con l'aiuto dei suoi ex colleghi e passerà circa 20 anni nella Spagna di Franco, ritornerà per gli ultimi mesi sotto falso nome e morirà niente meno nel 68. Ma diciamo che Roatta è il macellaio. Gli ispiratori del delitto Rosselli, esiste un fascicolo, dice Franzinelli, nell'archivio dello Stato, che ha un nome francese, assonante, Operazione Rossignol, macabra metafora per dire usignolo, e che allude naturalmente ai fratelli Rosselli. L'ispiratore è Galeazzo Ciano, che vuole consegnare, diciamo, il trofeo Rosselli quasi a chiudere un cerchio negli anni di massimo consenso al regime. Siamo nel 37, l'anno, diciamo, apicale viene convenzionalmente considerato il 38, vuole quasi a chiusura di un cerchio consegnare l'eliminazione dei fratelli Rosselli, o di Rosselli, di Carlo Rosselli innanzitutto, che fa da pendant con quella con cui il regime ha esordito, cioè con quella di Giacomo Matteotti. Notare che due mesi prima l'assassinio dei Rosselli, il 27 aprile, se io non ricordo male, del 37, Gramsci è morto a Roma, detenuto, anche se per gli ultimi tempi, alla clinica Quisisana. L'altro mandante, insieme con Ciano, tutto questo è stato appurato per via documentale, e una controprova è il fatto che il diario di Ciano, Ciano ha scritto un diario che è stato poi pubblicato in edizione critica, che è una testimonianza naturalmente di molto di parte, ma straordinaria, e le pagine di quel diario, che è integro, le pagine del giugno del 37 sono strappate, non esistono. Probabilmente Edda, la sua moglie Edda Mussolini, dopo l'esecuzione di Ciano, dopo il processo di Verona nel 43, ha ex post, diciamo, cercato di sanare questa macchia infamante. E insieme con Ciano un altro personaggio inquietante, diciamo così, dal punto di vista della sua virgolette ancora carriera, Filippo Anfuso. Filippo Anfuso era un giovane scrittore e giornalista siciliano, precocissimo, che aveva avuto una carriera fenomenale. Pensate, un uomo che a 37 anni era stato già ambasciatore in diverse legazioni, tra cui quella di Berlino, dove ritornerà sotto Salò. Filippo Anfuso è il capo di gabinetto e colui che tiene i rapporti tra Roatta e Ciano. Anche lui, dopo la guerra, condannato a morte, riuscirà a fuggire nella Spagna di Franco e in seguito ad amnistia a ritornare in Italia, dove per circa un ventennio sarà un più o meno riverito senatore del Movimento Sociale Italiano. Ma in questa storia ci sono altri elementi fondamentali, e segnatamente uno che riguarda il romanzo di cui adesso vi sto cominciando a parlare. Carlo Rosselli, lo sappiamo, e tutto il movimento di Giustizia e Libertà a Parigi era tra i più inquinati dal punto di vista dell'infiltrazione di spie.
la più famosa, voi sapete che le spie di regime purtroppo non sono state punite adeguatamente dopo la guerra, ma i loro nomi sono stati fatti subito. Ancora i governi di CLN, fino alla primavera del 47, hanno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale i nomi. E il più famoso degli infiltrati a Parigi presso i Rosselli era uno scrittore, Dino Segre, diremmo uno scrittore pornografo, una specie di D'Annunzio, diciamo, di D'Annunzio pop, che era Pitigrilli, era questo il suo nome. E insieme con Pitigrilli c'è un personaggio davvero inquietante, un raffinatissimo critico letterario, amico di Carlo Rosselli, introdotto, diciamo, nelle principali riviste, le più raffinate riviste, anche di fronda al regime, come Solaria, Firenze. Quest'uomo si chiama Giacomo Antonini. E Giacomo Antonini, anche lui dopo la guerra, sarà sbugiardato dalle liste dell'Ovra pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, ma anche lui godrà, diciamo, prima dell'amnistia di Togliatti e poi di un inserimento, di un reinserimento normale in clima di guerra fredda, tornerà a scrivere per la Fiera Letteraria, eccetera. Quest'uomo, spia, chiave, diciamo, in contatto diretto con Ciano, Ciano da giovane, come molti gerarchi fascisti e nazisti, aveva avuto delle velleità di tipo letterario, ma era un uomo troppo mondano, troppo superficiale per coltivarle. Non dimentichiamo che Alessandro Pavolini, detto l'ultima raffica di Salò, un deportatore di ebrei, un fucilatore, un genocida vero e proprio, fu nella Firenze degli anni 30 non solo il rampollo di una famiglia di intellettuali, archeologi, antichisti, eccetera, ma Alessandro Pavolini pubblicò dei notevoli volumi di racconti e fu con Elio Vittorini, niente meno, uno dei fondatori della rivista Il Bargello, che è stata poi un'officina della letteratura fiorentina. Voi capite che questi sono elementi di pesante contraddizione che però segnano non solo la vita umana, ma soprattutto la vita di molti artisti. Bene, Antonini, per campare a Parigi, il suo mestiere, diciamo, emerso, è quello dell'agente letterario. Cioè si occupa, voi dovete pensare che in quell'epoca, non per xenofobia, ma perché ancora Parigi godeva a strascico del fatto che era stata per due secoli la capitale culturale d'Europa. Quindi per uno scrittore italiano di allora, o uno scrittore tedesco, o uno scrittore spagnolo, essere tradotto voleva dire essenzialmente essere tradotto in Francia, molto più che in Inghilterra o negli Stati Uniti. E lui in Francia patrocinava molti autori italiani di punta, tra i quali, eccoci qua, Alberto Moravia, che nel 37 ha esattamente 30 anni, è già Moravia da quasi un decennio, perché la sua folgorante opera prima, scritta nel sanatorio di Codivilla, Cortina, da questo ragazzo fissato a letto dalla tubercolosi ossea, una specie di meteorite che esplode letteralmente in una letteratura italiana che alla fine degli anni 20 era una letteratura calligrafica, elitista, intransitiva, no? Che non mordeva, non poteva nemmeno mordere sotto la dittatura i grandi problemi. Bene, Moravia è lo scrittore di punta in quel momento in Italia. Antonini, Giacomo Antonini, è il suo agente a Parigi, ma Moravia è il cugino dei Rosselli. Moravia è figlio di un architetto ebreo,
e di una madre cattolica di origine croata, anconitana, una De Marzanich. Uno dei cugini di Moravia è il De Marzanic, che sotto Salò sarà sottosegretario e poi sarà a lungo un parlamentare del Movimento Sociale Italiano nel dopoguerra. Cugino primo di Alberto Moravia, cugini secondi invece i Rosselli, ma la famiglia Pinkerle e la famiglia Rosselli era stata sempre una famiglia, erano state sempre due famiglie molto vicine. Qual è nel 37 l'atteggiamento di Moravia nei confronti del fascismo? Ora è stato fatto un baccano in tempi di cosiddetto revisionismo, in realtà sono tempi di palinodia, noi assistiamo da 20 anni, parliamoci molto chiaramente. Il revisionismo dovrebbe essere, è stato un enzima fondamentale per la ricerca storica, per la ricerca letteraria, quindi quelle vulgate, quelle che verità che ogni generazione dà per acquisite, giustamente vengono messe in dubbio alla luce di nuove prospettive, di nuovi documenti che emergono. Ma noi assistiamo da 30 anni a un processo di revisionismo, no, di più o meno esplicita, strisciante riabilitazione del regime fascista e dei suoi atti, della sua cultura, parallelamente invece a un'operazione neanche così strisciante, da ultimo, di diffamazione, di rimozione sistematica della resistenza e di tutto ciò che l'antifascismo ha rappresentato. Terzo elemento. Moravia è, non si può dire un amico intimo, ma è un buon conoscente sia di Anfuso sia di Ciano. Perché? Perché fa parte di quella classe sociale a Roma, topograficamente allora molto ristretta, che sta tra il quartiere Parioli e il quartiere Prati, dove c'è, diciamo così, proprio l'edificazione anche di uno stile fascista, e a Ciano, ma anche a Mussolini, è stato fatto, vi dicevo, un grande baccano su queste lettere, così come lo fecero a proposito di una lettera di Bobbio al Duce, e beh, 4 lettere in realtà, una del 35 al Duce, direttamente, perché il giornale per cui lavora Moravia, la Gazzetta del Popolo, non lo manda come inviato. Moravia è stato un grande viaggiatore, nonostante fosse un uomo zoppo e fisicamente con qualche problema, è stato un grande viaggiatore, uno straordinario reporter. Gli avevano ritirato naturalmente il passaporto. Un'altra sia al Duce che a Ciano, perché il Minkul Pop nel 35 gli aveva bloccato un romanzo allegorico che alludeva in qualche modo al fascismo, le ambizioni sbagliate, e poi, comprensibilissima, la lettera del 38 dopo le cosiddette leggi razziali, che dovrebbero invece chiamarsi semplicemente leggi razziste, in cui tenta goffamente Moravia di dirimere la paternità dalla maternità. Dovrà fuggire, come sappiamo, nella campagna ciociara a Fondi con sua moglie, grandissima scrittrice, Elsa Morante, che ha una situazione familiare opposta e complementare. Il papà di Elsa Morante è un cattolico che ha fatto battezzare sua figlia, ma la mamma di Elsa Morante è un'ebrea, e che rivivrà poi nei personaggi più straordinari la sua vicenda, articolata in senso epico nel libro La storia del 74. È un fascista Moravia? No, assolutamente, non lo è a pelle, non lo è per cultura. Chi sono i grandi maestri di Moravia? Questo ragazzo che non è stato praticamente mai a scuola per la sua malattia ed è stato un lettore vorace, un uomo chiuso
anche se di carattere straordinariamente non gentile nel senso così corrente, convenzionale, ma straordinariamente disponibile come persona. Si era chiuso nelle sue camere come se fosse una specie di camera iperbarica, in un'immersione aveva eletto sostanzialmente tre maestri della modernità. I romanzi di Dostoevskij. Moravia era affascinato da questo grande disgregatore di certezze, da quest'uomo che ha visto la scissione, non fuori di noi, ma dentro di noi, ha visto la contraddizione, appunto, come elemento fondante degli esseri umani. Simone Weil, che era una grande lettrice di Dostoevskij, diceva, vabbè, ma questo per un credente, per esempio cattolico, dovrebbe essere ovvio. Per un credente il fatto che un uomo sia un peccatore, cioè che cada continuamente in contraddizione, è purtroppo, per fortuna, la condizione di normalità. Secondo, Freud, che il regime fascista proibiva, circolava qualcosa, ma in francese si trovava praticamente tutto, e poi Karl Marx, certamente non il marxismo della tradizione politica. Moravia non è mai stato pensabile dentro la filiazione marxista-leninista, peggio ancora stalinista. No, è il Marx critico dell'economia politica. Ecco, questi che saranno chiamati gli autori della scuola del sospetto sono quelli che hanno informato la pagina di questo singolarissimo autodidatta. Nello stesso tempo quest'uomo, che era naturalmente refrattario al fascismo, non era un antifascista militante, scriveva sulle riviste ufficiali, non le fascistissime, ma insomma scriveva su riviste assolutamente approvate dal Minkulpop e scriveva su giornali fascisti. La Gazzetta del Popolo di Torino, che allora era un giornale più importante della stampa, oggi non c'è più a Torino la Gazzetta del Popolo, veniva diretta da Ermanno Amicucci. Ermanno Amicucci, sotto Salò, è stato il direttore poi del Corriere della Sera, nazificato, al solito dopo la guerra. Questo singolarissimo scrittore giornalista abruzzese si è imboscato e, come tutti gli altri, quasi tutti gli altri in Italia, ha goduto un regime di grande indulgenza. Qual è? Che cosa vede allora questo afascista, questo antifascista in pectore intorno a lui? Vede subito, dopo il delitto Rosselli, il gelo. Marion Rosselli, la moglie di Carlo e la mamma di Amelia Rosselli, la grande poetessa, che sarà segnata per tutta la vita dalla morte, la tragedia del padre e dello zio. Vi ricordo che nel 96, dopo una lunghissima depressione, delirante per certi aspetti, che non ha, per fortuna, intaccato miracolosamente la sua poesia, Amelia Rosselli si è data la morte nel 96 e ancora negli ultimi anni parlava di quello. Sono stato, io ero poco più che un ragazzo nell'81, invitata da Franco Scataglini, da Francesco Scarabicchi, Amelia venne a leggere. E i suoi discorsi a tavola erano letteralmente, etimologicamente deliranti. Parlava esclusivamente del padre e dello zio e del fatto che la CIA, ai suoi occhi, fosse l'erede della milizia. Si trova isolato, non gli perdoneranno mai in casa questo silenzio. Marion scrive nei suoi carteggi, oggi tutta l'opera di Moravia gode di grandi attenzioni filologiche, di un po' meno, di molti meno lettori di una volta, ma purtroppo il cosiddetto mainstream avvalora la letteratura di intrattenimento,
non la letteratura di ricerca, non la letteratura che parte da una mozione critica nei confronti della realtà, è autocritica, ovviamente. Simone Casini, che cura per Bompiani a cadenza le opere e tutta la documentazione su Moravia, pubblica una cartolina di Marion Rosselli che dice: quando è successo il fatto, l'assassinio, Moravia non ha scritto a noi, non si è fatto vivo e non ha, avendo profondamente introiettato il senso di colpa, non ha scritto nemmeno una riga per dire quello che deve avere provato. Ma questo fatto rimane dentro di lui. Moravia è il grande descrittore della borghesia italiana. Vedremo fra un attimo che in Italia qualcuno discute che si possa addirittura parlare di borghesia, se pensiamo a Thomas Mann o Anatole France, ai grandi scrittori della borghesia europea, certo in Italia non c'è quasi un corrispettivo. Moravia si occupa di quella borghesia parassitaria che esisteva già nell'antichità, erano gli equites. C'è una bellissima poesia di Orazio che argutamente se la prende con i piscinari, quelli che per ostentare la loro ricchezza costruivano queste grandi vasche che non erano tanto per fare il bagno, ma ci mettevano dei pesci esotici per esibirli, diciamo, insieme con il loro benessere, il loro status. Ecco, questi piscinari a Roma si chiamano il Generone. È una borghesia sciamannata, rozza, ignorante, felice di esserlo. È l'unica borghesia che può esprimere il fascismo. Il fascismo francese ha caratteristiche molto diverse e radici ideologiche molto diverse rispetto al nostro, per esempio. Il fascismo è la diretta espressione di questa classe sociale di compromesso che, detta così molto all'ingrosso, non è più popolo ma non è ancora la borghesia. E la descrive Moravia, la descriverà per tutta la vita, fino al 1990. Moravia ha scritto, fra tante altre cose, 30 romanzi, diconsi 30 romanzi, tra cui alcuni picchi. Agostino, che è un romanzo di formazione degli anni 40, La disubbidienza e il disprezzo, sulla crisi di queste famiglie borghesi del Generone, poi La noia, per citare solo i suoi picchi, e li ha scritti con una lingua che i retori di allora non capivano, che non accettavano. Pensate come cominciano gli indifferenti. Entrò Carla, punto. È una lingua, diceva un grande critico, Luigi Baldacci, è una lingua di plastica, ma è una lingua modernissima. Non è una lingua carligrafica. È una lingua che può essere tradotta. E Moravia è stato magnificamente tradotto, e questo non è un limite, come pensano, diciamo, gli esteti, i retori, ma questo è il punto di forza di lui come scrittore. Nel 52, quasi seguendo questo senso di colpa, nel 51, pardon, pubblica Il conformista, che è il suo romanzo più sottovalutato. Fino al 70 le lettere di Moravia parlano di questo libro, lui stesso, come di un grande fallimento. Non è un caso che tutta la critica italiana, a destra come a sinistra, lo stronca letteralmente. C'è un articolo di Carlo Muscetta sull'Unità in cui si parla addirittura, come faceva Gramsci in carcere, di letteratura di padre Bresciani, come se fosse un... è incredibile, ma venne accusato di che fosse un'opera gesuitica in qualche modo. Sul versante, diciamo, confindustriale, Emilio Cecchi sul Corriere della Sera fece un discorso molto evasivo, se la cavò senza dare un giudizio, ma con la semplice trama del romanzo. Questo è l'equivalente, come sappiamo tutti noi che leggiamo, è l'equivalente ipocrita di una stroncatura.
non formulare un giudizio apertamente, né positivo né negativo, vuol dire ipocritamente stroncare quel libro. Quando esce nella primavera del 51, Moravia ha avuto un altro colpo di grazia durissimo. Moravia è stato odiato dalla borghesia italiana. La borghesia italiana, il Generone, non legge, ma ha un istinto animale molto forte. È una classe sociale, un ceto mutante, estremamente furbo. Ha subito individuato in quest'uomo la cui ideologia potremmo, come potremmo dirla? Di illuminista, di liberale illuminista, ha individuato subito il suo nemico. Moravia ha parlato di quel ceto, di quella formazione sociale per tutta la vita e ne ha visto gli unici, li vogliamo chiamare valori, perché sono valori a loro modo, i soldi e il sesso. E li ha descritti, qualcuno dice, come manichini meccanici. Io non lo penso, per esempio, e li ha descritti nei passaggi di fase della storia italiana. Bene, nel 51, un mese prima dell'uscita del Conformista, il Sant'Uffizio, ai lui Pio XII, mette all'indice non un libro, ma in blocco l'opera di Moravia, con questa motivazione, che adesso io vi leggo. Se la ritrovo, dovrei ritrovarla, ma c'ho una luce, scusatemi, tanto prendo fiato un secondo. Beh, con l'accusa comprensibile di aver messo per iscritto cose oscene e di aver, ecco, res lascivas seu obscenas ex professo narrant describunt aut docent. Per chi non si ricorda il latino, perché i suoi libri descrivono, narrano e insegnano cose lascive o ex professo apertamente oscene. Qual è il nucleo del Conformista? È la ripresa del delitto Rosselli e dei suoi attanti, naturalmente traslato in un romanzo che è l'unico romanzo, sia pure scritto in terza persona, come rigorosamente tutti i romanzi di Moravia, ma è l'unico romanzo in cui Moravia sembra dire continuamente io. Quali sono le date di questo romanzo? 1922, la marcia su Roma. Moravia quel giorno dice di non, era uno dei pochi giorni o dei pochi mesi, probabilmente aveva 15 anni, in cui andava a scuola, e dice di non essere potuto arrivare al liceo perché c'erano questi, perché sfilavano diciamo i militanti quadristi del fascio, perché era in corso la marcia su Roma, che apre il romanzo e si chiude il romanzo immediatamente dopo l'8 settembre. Quindi il romanzo ha come punto di inizio e punto d'arrivo il fascismo stesso, e è la critica se n'è accorta molto tardi, anzi sostanzialmente non se n'è accorta. Il romanzo è stato ripubblicato 2 anni fa nei Tascabili Bompiani, reintegrato di un capitolo che Moravia aveva cassato, ma è un capitolo forse artisticamente imperfetto, ma molto eloquente per il discorso che stiamo facendo. E chi ha curato questa riedizione? E beh, uno dei nostri giovani e più valenti scrittori, Lorenzo Pavolini, il cui nonno si chiamava Alessandro Pavolini, e Lorenzo Pavolini ha in qualche modo elaborato questo fantasma terribile domestico in un libro che ha avuto un certo successo una decina d'anni fa,
Uscendo di casa, il giovane Lorenzo vede su un muro, tracciato da Casa Pavolini eroe, e lui, naturalmente, lo vive come un trauma, come una specie di induzione del senso di colpa, e scrive Accanto alla tigre, che è un libro sulla elaborazione di questo fantasma, che è nei tascabili oggi di Feltrinelli, che io mi permetto di suggerirvi. È l'unico romanzo autobiografico di Alberto Moravia. Nessun altro, Moravia ha più volte poi confermato, per esempio, che per evitare l'autobiografismo, che era l'altra faccia del calligrafismo, della prosa d'arte di quegli anni, una specie di prosa dei telefoni bianchi, per non essere tacciato appunto di autobiografismo, di indulgenze autobiografiche, lui si divertiva a scambiare i quartieri di Roma, a smontare e rimontare il set dei suoi romanzi, che sono tutti ambientati a Roma, ma in cui Roma paradossalmente incombe ma non si vede mai. Beh, questo è un romanzo che anche topograficamente può ricostruire, diciamo, la vicenda di Alberto Moravia. È la storia di un ragazzo che si chiama Marcello Clerici, un ragazzo di famiglia borghese che vive intorno ai 10 anni un tentativo di abuso. Viene adescato per strada da un autista, quello che allora si chiamava pederasta, quelli che molestavano i bambini, eccetera, e nel corso di una colluttazione questo autista, per vantarsi, per sedurre questo ragazzo, aveva estratto una pistola. Beh, lui, il ragazzo, Marcello, spara e tramortisce, ammazza questo autista, fugge, lo vive come un enorme trauma e come e con l'orrore di essere anomalo, di avere ambiguamente, diciamo, adescato lui, o di avere fatto qualcosa perché questo adescamento si producesse. Ebbene, da quel momento tutta la sua vita è una ricerca dell'opposto, è una ricerca di sicurezze dall'interno ed è la ricerca di una normalità conforme. Qual è il motto di Marcello Clerici? Dio, patria, famiglia. Entra nell'amministrazione dello Stato, dove, dopo avere sposato una ragazza, proprio una rampolla del Generone, si chiama Giulia, ed è una donna bella, sensuale, ma una donna estremamente superficiale, e entra nell'ovra. Non gli basta, deve fare qualcosa che smacchi, permettetemi questa espressione, che smacchi il trauma. E allora si offre, qui la storia dei Rosselli e la vicenda di Giacomo Antonini ritornano, diciamo, esplicitamente ai nostri occhi, si offre per andare a infiltrarsi a Parigi presso il professor Quadri. Il professor Quadri, attorniato da giovani più o meno affidabili, è un fuoriuscito, come li chiamava Mussolini, ha una moglie dall'identità sessuale incerta, una donna molto affascinante, e accoglie questo suo ex allievo. Quadri era stato un suo professore all'università, lo accoglie, dubita di lui, ma Marcello arriva non solo a tentare prima di sedurre la moglie di Quadri, ma a presentargli a Quadri e alla giovane sua consorte come una specie di preda Giulia stessa. Ne esce un rapporto che dura poco più di una settimana e si conclude questo rapporto
con un'imboscata a cui Marcello non partecipa perché è troppo vile per diventare il vero sicario, si accontenta di un ruolo intermedio di tramite e non Quadrie il fratello, ma Quadrie e questa donna vengono ripetutamente pugnalati dopo essere stati oggetto di un'imboscata. Marcello Clerici è presente in una macchina dei servizi segreti, ma assiste a questa mattanza senza aggiungere una parola. Torna a Roma e il romanzo culmina la notte del 25 aprile del 43. Il finale, tutta la critica dice che il finale è molto meccanico, che è troppo meccanico, è probabile che sia così, ma in qualche modo è un finale catartico ai nostri occhi, liberatorio, sia pure forse, concordo, un po' troppo simmetrico, come vedremo tra un attimo. La notte del 25 aprile, naturalmente accendendo la radio, Marcello Clerici si sente perduto. Tutta la sua idea di normalità, questa ricerca nevrotica di conformismo, di adesione a critica agli ideali di Dio, della patria e della famiglia, non crede affatto in questi ideali, si conforma appunto a questi ideali e esce nella notte di Roma come un ladro nelle tenebre. E per un coup de théâtre, Moravia li amava molto esplicitamente, si accorge, sente una voce, nella zona delle terme di Caracalla, questi anditi antichissimi, sente una voce e riconosce la voce di Lino, colui che aveva tentato di sedurlo e che ha una ferita evidente, una cicatrice, e che è scampata. Il finale del libro è un finale che ricorda la fine di un uomo politico allora molto noto in tutta Europa, Jacques Doriot, che finì in fuga da Parigi, falciato con la divisa delle Waffen-SS naziste, ma falciato per sbaglio da un aereo nazista. È invece Marcello Clerici, sua moglie e la figlia si mettono in macchina per fuggire verso la ciociaria e invece un aereo alleato che, diciamo, spegne la vita di Marcello e dei suoi congiunti. Qui c'è un punto di grande diffrazione con quello, l'ho lasciato alla fine del mio intervento, con quello che è la messa in pagina cinematografica di questo romanzo. Nel 70, pescandolo dall'oblio, il libro non era stato più ristampato da 19 anni, cosa unica per i libri di Moravia, che almeno allora aveva una quantità sterminata di lettori. Un giovanissimo, poco più che trentenne, regista, figlio di un poeta, Attilio Bertolucci, amico e collaboratore di Moravia nella rivista Nuovi Argomenti, pesca quel libro e ne fa il suo primo vero film, che non fosse un semplice film sperimentale o per il circuito di sé. La Titanus produce Il conformista, che è stato, ricircolerà, perché ho potuto vederlo grazie a un carissimo amico e ringrazio in pubblico Roberto Chiesi del Fondo Pasolini della Cineteca di Bologna, mi ha passato il DVD di questa copia restaurata che è stata presentata in giugno a Bologna e che verrà probabilmente per un certo periodo in autunno rimessa in circuito. Un film che io ricordavo perché l'ho visto quando ero un ragazzo di 15-16 anni, ma non ricordavo così bello. Marcello Clerici è trentignan, Enzo Tarascio, un attore del nostro teatro più che del cinema, è il professor Quadri
e all'apice della loro bravura e anche della loro bellezza, Giulia, la moglie di Marcello Clerici, Stefania Sandrelli, e la moglie di Quadri, una enigmatica, straordinaria, Dominique Sandà. Marcello è Jean-Louis Trintignant, in una delle sue interpretazioni, potremmo dire, apicali. E Bertolucci differisce quasi nulla dal romanzo, se non nel finale. Nel finale Marcello Clerici non viene falciato dall'aviazione, eccetera, eccetera, ma si congela, diciamo, in piena notte. C'è un fermo immagine che non va oltre il 25 aprile. Perché? Perché probabilmente Bertolucci è più moraviano di Moravia. Qual è la morale di questo libro? Qual è la morale di tutta l'opera di Moravia? Che non solo la borghesia italiana esiste solo per eccezione, forse non esiste, ma che il tratto fondamentale della classe dirigente italiana, di cui la borghesia dovrebbe essere il fulcro, non è sicuramente il cambiamento, la discontinuità, ma la continuità, il trasformismo, il gattopardismo. L'abbiamo detto all'inizio. Qual è il destino dei Roatta, degli Anfuso, degli Antonini? È un destino di chi verrà riabilitato. Moravia scrisse una straordinaria introduzione a Manzoni nel 73, nel centenario, e recuperò un libretto, anche questo mi permetto di segnalarlo, non è stato mai più ripubblicato. Un libretto scritto da un amico dei fratelli Rosselli, di Benedetto Croce, di Moravia stesso, anche lui un diplomatico. Si chiamava Angela Andrea Zottoli, che scrisse, glielo pubblicò Croce sotto il fascio, nella collana di La Terza, Il sistema di Don Abbondio. Ecco il vero eroe della borghesia italiana. Questa è la tesi di Zottoli, che Moravia farà sua, ma anche Sciascia farà sua, altri. Eppure questo libro non è stato più ristampato dai fine degli anni 30. Molti di noi, chi fa il mio mestiere, hanno provato. Io ricordo averlo proposto a Einaudi, a Mario Berzani, a tanti amici che lavorano in editoria. Venivo guardato come se avessi proposto, non so, un libro astrale, impensabile, incomprensibile. La tesi di Zottoli è questa: il vero, virgolette, eroe della borghesia italiana è Don Abbondio. Egli non crede in niente. Qual è il vero mostro? Qual è l'immagine del male nei Promessi Sposi? Non è certo Don Rodrigo. Sandro Penna lo avrebbe definito un mostro da niente, un tirannucolo, no? Un tirannucolo di seconda categoria, provinciale, inerte. Il vero, tra virgolette, eroe, l'uomo che non cambia mai, l'uomo che non crede in niente, neanche alla conversione, neanche nel Vangelo su cui ha giurato, è Don Abbondio. Un altro grande studioso, oggi è un signore di oltre 80 anni, è stato compagno di strada e maestro di molti di noi, Goffredo Fofi, ha ripreso quel libro e ci ha letto La commedia all'italiana, che non è mai commedia all'italiana, ma spesso è una commedia dura, nera, personaggio di Alberto Sordi, che è quasi l'incarnazione di un Don Abbondio del Generone. Ecco, anche un'opera come Il conformista, con questa configurazione da giallo storico, è un contributo alla lettura critica
di questo grande nesso che riguarda la letteratura ma anche la storia di questo paese. E per concludere utilizzo una definizione di uno studioso relativamente giovane che ha scritto un bellissimo libro su Moravia. Questo studioso è Raffaele Manica, che disse: ma non è così facile definire l'opera di Moravia, ma non è nemmeno così difficile. E ha scritto, mi permetto di sottoscriverla questa definizione, di affidarvela: Alberta Moravia era semplicemente uno scrittore devoto alla intelligenza delle cose. Vi ringrazio. Grazie. Grazie. Siete molto gentili.